Dopo il mezzo passo falso di Pineto, il Teramo vuole rimettersi subito in carreggiata al cospetto di una delle formazioni più ambiziose del torneo, il Penne di mister Adamo Pavone, stoppato nell'ultimo turno dalla neve. Solito 3-4-3 per Pomante, che cambia in difesa, dentro Speranza e Furlan per Cozzi e Censori. Pavone si affida in avanti a Cornazzani, Indiaia e Di Domizio. Dirige Sebastiano Di Florio di Lanciano. Un minuto di raccoglimento in ricordo dell'ex presidente federale Carlo Tavecchio. Il Teramo impiega soltanto 2 minuti per trovare il vantaggio. Su un corner guadagnato da Sputore e calciato da Palumbo, Cangemi di testa trova la deviazione vincente per l'1-0 che mette in discesa la gara. Passano 10 minuti e il Diavolo raddoppia con una conclusione al volo perfetta di Sputore sul servizio di Antonelli dalla destra. Al 13° il Penne si fa vedere dalle parti di Bozzi con un tentativo debole di Inghiaie. Sul ribaltamento di fronte, calcio di punizione dal limite, si incarica della battuta d'Egidio che sfiora l'incrocio. Da segnalare al 21° il gioco interrotto per la commemorazione delle vittime della Shoah. Il gioco riprende, Antonelli in diagonale non trova la quarta marcatura stagionale, che arriverà però nel secondo tempo. Sull'altro versante Di Domizio, direttamente da calcio di punizione, impegna Bozzi, così come Cornazzani alla mezz'ora dalla lunghissima distanza. Sul corner successivo svetta Buffetti, ma il portiere teramano è attento. Al 34° D'Egidio confeziona per Sputore, che insacca per la doppietta personale. Sesta rete in stagione per il centrocampista classe 2004, da segnalare le proteste pennesi per una situazione precedente. La formazione di mister Pavone non molla, Diaye sul finire di primo tempo dal limite dell'area costringe Bozzi alla respinta con i pugni. Nella ripresa il Teramo trova subito il poker, con Antonelli che, servito da Palumbo, insacca alle spalle di Dintino. Al 9° Palumbo pesca Kovalonox, che si fa anticipare da Dintino, che sul proseguimento dell'azione chiude sul tentativo del numero 10 biancorosso. Il Teramo gestisce, subisce poco o nulla. Di Domizio dalla distanza non impensierisce Bozzi. Al 36° D'Egidio si accentra, ma non trova la gioia personale. Nell'ultima azione della gara il Penne va ad un passo dalla rete della bandiera, ma la conclusione di Barlam si stampa sulla traversa. Termina così, il Teramo batte il Penne 4-0 e grazie al pari della Turris allunga in vetta in attesa del recupero dei pescaresi al Colangelo di Penne. Sì, oggi abbiamo fatto una grossa partita, siamo partiti subito alla grande, una grossa pressione, bravi dal punto di vista tecnico, e siamo stati anche concentrati e solidi nel concedere poco agli avversari, non abbiamo fatto lo stesso errore che abbiamo fatto con Gilles Mattoni. Sono contento perché poi di fronte avevamo una squadra forte, lo dicevo, che si è rinforzata molto nel mercato di dicembre, però oggi abbiamo fatto una grossa partita. Sì, ma se noi ci fanno gol giocatori come Antonelli, lo stesso Cangemi, c'è Sputore, anche merito degli attaccanti che creano gli spazi per questi giocatori, ma questo è il nostro modo di giocare, avete visto tutto, l'hai detto tu, stiamo giocando bene, sono contento perché ragazzi in allenamento si impegnano tantissimo, mi ascoltano tanto, e poi la cosa che per allenatore mi inorgoglisce è il fatto che cerco di mettere sempre in pratica tutto quello che facciamo durante la settimana, e oggi siamo riusciti alla grande. Sono più contento della prestazione nostra e del risultato nostro. Io di quello che fa la Turris non mi interessa, è normale, non sono ipocrita, sono contento del risultato negativo loro, però noi dobbiamo pensare a noi stessi. Dipende tutto da noi, e i ragazzi lo sanno, io lo so, quindi dobbiamo continuare con questo percorso positivo, con queste prestazioni, e poi i risultati alla fine arriveranno. Per quanto riguarda Ivan, vabbè, io ero convinto, no? Sinceramente lui già poteva giocare sabato col Mutignano, però io, visto le condizioni del campo, non ho potuto rischiare. E poi una Speranza, un giocatore che in questa categoria fa la differenza, come gli dico io, lui sempre ci gioca solo con la testa in questa categoria, lo faceva in Lega Pro, figuriamoci in promozione. Per quanto riguarda Nikita, è normale che adesso il ragazzo sta soffrendo, però è un momento no, però l'importante, come dico sempre, è la prestazione, l'importante è trovarsi sempre lì e avere occasione. Mi preoccupavo di più se Nikita non avesse avuto occasioni da gol, invece le occasioni ce l'ha, poi è normale. Adesso è un periodo che non è fortunato, è poco cattivo nel fare gol, però prima o poi si sbloccherà. No, ma questo a me mi fa piacere perché ma ci fa capire che questa è una squadra che non sbaglia due volte. Con il Villa Mattoni sul 3-0 c'era gente che camminava, gente rilassata, invece oggi anche sul 4-0 abbiamo rischiato il giusto perché di fronte, davanti avevamo giocatori forti. Però questo è un atteggiamento di una squadra che non molla mai e che ci tiene a raggiungere il risultato. E qui c'è stato un grosso lavoro del nostro preparatore, io lo continuo a dire, nella condizione in cui siamo partiti noi non era facile, noi le prime 10 partite siamo stati bravi nel trovare la condizione,
nel cercare di fare meno danni possibile dal punto di vista, diciamo, degli infortuni, però adesso è normale, questa è una squadra che in allenamento si allena a 2000 all'ora, se ti alleni a 2000 all'ora in allenamento in partita vai a 4000. Sì, sì, poi nella mia carriera poche volte, quindi è capitato una volta, difficile star fuori, anche se ho sempre cercato di aiutarli a loro, a tutti ovviamente, anche da fuori, però dai, per fortuna ne sto uscendo piano piano. Sì, sì, bravissimo, hai detto benissimo, siamo stati bravi subito a far gol, a indirizzare la partita come volevamo noi, siamo stati pazienti a girare la palla, a trovare il buco giusto ogni volta, ha fatto la partita che dovevamo fare ed è andata bene. Sì, sì, ma l'importante è la vittoria, poi anche oggi abbiamo giocato una squadra forte, non organizzata, giocatori individuali forti, quindi ci dà ancora più fiducia per tutti, che non prendere gol è sempre importante, ma l'importante, ripeto, è vincere, non abbassare mai la guardia. Non era facile nemmeno questa partita, perché a volte su 3-0, dopo 3-0, 4-0 si abbassa un po' la concentrazione, però siamo stati bravi, dai. No, adesso ultimamente mi sto allenando costantemente, anche di più, per cercare di recuperare la forma 100%. Sicuramente ancora non sto al 100%, sicuramente la miglior condizione la troverò magari giocando, perché la partita ti dà il ritmo, quindi l'importante, ripeto, è cercare, da parte mia è sempre stato quello di aiutare la squadra. Spero di farlo più in campo che fuori, ovviamente. Sì, sì, abbiamo trovato una quadratura di squadra già da un po' di tempo. Poi, come hai detto tu, siamo consapevoli dei nostri mezzi, sappiamo quello che possiamo fare. L'unica cosa che non dobbiamo fare è, ripeto, è quello di abbassare le guardie adesso, perché è ancora lunga. E ci vuole un attimo, perché abbiamo visto anche la partita magari con Villa Mattoni, quando abbassi un attimo 2 minuti la guardia ti fanno 2 gol, quindi la nostra cosa è quella di stare sempre concentrati e continuare allenamento dopo allenamento per portare poi il risultato finale a casa. Io ho letto un po' la situazione, diciamo, dai, sì, ho anticipato lui che magari stava andando, perché è stata una punizione battuta veloce. Dai, è andata bene. Sì, sì, no, Kangemi sta facendo molto bene, è un ragazzo eccezionale dove si impegna tutti i giorni, ma come lui, come tutti, perché c'è grande concorrenza e quella è una cosa importantissima. E come dici tu, sì, è quello che dove ognuno può segnare ogni partita, quindi è una consapevolezza più della squadra dove tutti possono aiutare tutti, e quello è una grande cosa. Ci sono comunque squadre attrezzate, giocatori comunque che comunque hanno giocato anche in categorie superiori. Poi per noi era la cosa più difficile, secondo me, era calarsi nella categoria, e l'abbiamo fatto velocemente, soprattutto chi magari ha giocato in categorie superiori. Qua siamo a Teramo, ovviamente, noi abbiamo sempre fatto il Teramo, ci alleniamo tutti i giorni, penso non tutti lo fanno, quindi è una mentalità da promozione, diciamo, quindi ripeto, però la cosa più difficile è quella di calarsi subito nella categoria, che è la cosa più difficile. Abbiamo fatto bene, ripeto, adesso abbiamo trovato questa compattezza di squadra che ci sta portando a far bene. Sì, diciamo che abbiamo approcciato una partita, purtroppo abbiamo preso subito gol, quindi è una squadra che comunque delle qualità del Teramo va in vantaggio dopo 3 minuti e abbiamo avuto serie difficoltà. Anche l'impatto morale da subito, i ragazzi non abbiamo reagito, poi abbiamo preso subito il 2-0, eravamo lunghi, purtroppo si vede che comunque la differenza di preparazione atletica del Teramo che fanno 5 allenamenti è palese rispetto a noi. Il Teramo è una squadra di un'altra categoria, credo che ci siano pochi dubbi da adesso fino alla fine. Dispiace perché poi sul 2-0 invece la partita abbiamo avuto quelle 2 occasioni, non siamo riusciti a rimettere in corsa la partita e poi dopo sappiamo tutti l'evoluzione e come è finita la partita. Ma sicuramente la preparazione fisica hanno un altro passo rispetto a squadre di altre categorie, che vengono se ne erano 5 volte, all'inizio dell'anno erano partite in ritardo, ma adesso secondo me è la squadra da battere, ma per me è un altro passo,
di una categoria sicuramente superiore anche con i giocatori che c'ha di altre categorie. Mi spiace, ecco, appunto, perché comunque non ce la siamo giocata all'inizio e abbiamo avuto preso questo gol subito dopo 3 minuti, partita in salita, e quindi diventa difficile poi venire a Teramo e provare, si aprono gli spazi e poi loro hanno qualità e fisicità per mettere in difficoltà. Sicuramente prima, questa è la cosa, sicuramente ci ha penalizzato il fatto che noi da 3 settimane stiamo fermi, mentre il Teramo ha giocato, noi siamo da 3 settimane fermi, quindi abbiamo perso pure un po' il ritmo partita, ci ha un po' penalizzato questo fatto di fermarci e non giocare con la neve. Sicuramente l'avrei voluto giocare prima, perché poi venire a Teramo e giocare tutte le partite. Adesso poi sappiamo tutti, il mercoledì non è che ci abbiamo una rosa ampia, ma come non ce l'ha sicuramente, forse più da noi la Turris, però non abbiamo una rosa ampia per permetterci di fare 2 partite, 3 partite in una settimana, quindi sicuramente sarà una partita decisa dalla voglia, dalla mentalità, dall'impatto. Noi dobbiamo prendere la partita di oggi come insegnamento e preparare la partita di mercoledì sicuramente.